Oggi vi voglio spiegare come si può capire se il pesce è fresco. Attenzione, non tutti sono in grado di poter fare questa valutazione. Allora mi sembra opportuno darvi qualche consiglio. Il pesce fresco va scelto con tutti i nostri tre sensi: l'olfatto, la vista e il tatto. Parliamo dell'olfatto, parliamo dell'odorato. Il pesce fresco deve avere un odore tenue, salmastro, deve profumare non di pesce, ma deve profumare di mare. Veniamo alla vista. Osservate bene gli occhi, guardate il pesce negli occhi, che devono essere vivi, devono essere con la cornea trasparente, lucida. E quindi non comprate mai pesci privi degli occhi o della testa. Il pesce fresco deve inoltre avere un colore iridescente, quasi metallico. Le branchie devono avere un colore rosso o rosaceo e devono essere belle umide, mai secche. Le scaglie del pesce si devono staccare facilmente quando è fresco. Provate a premere, ecco l'altro senso, il tatto. Provate a premere con un dito il ventre, per esempio, del pesce. Se togliendo il dito rimane l'impronta, significa che quel pesce non è fresco. Il corpo del pesce inoltre deve essere rigido e mettendolo in verticale non deve afflosciarsi. Se messo in acqua poi deve affondare. Pretendete sempre che il pesce abbia ben evidente un cartellino di riferimento in cui ci sia la scritta pescato in mare o allevato in vasca. Per riconoscere il pesce pescato in mare da quello di allevamento in vasca, osservate le squale che devono essere più brillanti, la corporatura più snella rispetto al pesce di allevamento, che è un pesce più stanziale, diciamo. Anche l'interiore del pesce pescato in mare risultano più magre rispetto a quelle di allevamento.